I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno denunciato due furbetti del reddito di cittadinanza. Si tratta di un 51enne di San Biagio Platani e un 30enne di Castel Termini. Il primo, al momento della presentazione della domanda, era detenuto presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento. Inoltre, poiché evidentemente impossibilitato a presentare e sottoscrivere la richiesta, le indagini hanno consentito di accertare che la domanda finalizzata ad ottenere il beneficio sarebbe stata redatta e trasmessa all'ufficio INPS di Agrigento dal secondo indagato, responsabile di un patronato di Castel Termini. I reati contestati sono di falsità materiale e di truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato. Gli accertamenti hanno permesso di quantificare che la somma che sarebbe stata indebitamente percepita nel periodo che va dal mese di gennaio 2020 a giugno 2021 è di oltre 9.500 euro.